quasi una coincidenza con quello che sta succedendo nel centro Italia. Per fortuna ci sono anche delle notizie positive. Ieri sera al comune di Nocera Inferiore è stato presentato il piano di protezione civile, uno strumento fondamentale non solo per chi deve aiutare in caso di calamità naturali, ma soprattutto per i cittadini a cui vengono indicate, dettate le linee guida da seguire in caso appunto di un terremoto, di una frana, di un allagamento, della possibile eruzione del Vesuvio. Nel nostro servizio, il primo dedicato a questo argomento, proprio le indicazioni date da un consulente che ha redatto insieme all'Ufficio Tecnico Comunale di Protezione Civile il piano di protezione civile, l'architetto Ferrara. Ma andiamo con ordine e vediamo appunto il primo servizio. Un momento da ricordare. Il piano di protezione civile della città di Nocera Inferiore è stato varato, approvato e stilato ed è stato presentato alla stampa, agli organi competenti e dai cittadini nella serata di ieri dall'amministrazione comunale e per essa chiaramente dal sindaco avvocato Manlio Torquato e dai responsabili tecnici del comune di Nocera Inferiore. L'aula consiliare, gremita di cittadini, volontari della protezione civile e da tecnici, curiosi di conoscere i particolari del piano. Relatori, i tecnici, l'architetto Giuseppe Ferrara e l'architetto Giordano, i quali hanno esposto in maniera chiara e semplice i punti salienti del piano di protezione civile, descrivendo le cose da fare, gli atteggiamenti da tenere e i punti di raccolta presso i quali i cittadini dei vari quartieri della città dovrebbero, anzi, devono confluire in caso di sisma o di evento idrogeologico. Il piano ha suscitato grande interesse, ma ha anche ottenuto il plauso dei cittadini presenti e delle organizzazioni di protezione civile esistenti sul territorio. Ma sentiamo adesso il sindaco e l'architetto Ferrara ai nostri microfoni. Il piano di protezione civile è il sistema per eccellenza di prevenzione. È quello che deve consentirci di conoscere il territorio dove abitiamo, quali sono i rischi, chi deve intervenire se succede un evento calamitoso e soprattutto noi cittadini cosa dobbiamo fare, qual è il nostro comportamento migliore, perché il comportamento sbagliato, ce lo dicono la storia, le statistiche, gli esperti, dei cittadini può comportare appunto un aggravante della situazione, nel senso che ci salviamo dalla scossa di terremoto ma non ci salviamo dal nostro comportamento sbagliato di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. La cosa importante in questo caso come cittadini è conoscere qual è l'area di attesa sicura destinata alla nostra famiglia, al palazzo dove abitiamo, alla zona dove abitiamo. In quel caso avremmo saputo sicuramente dove recarci per trovare, sperando tutto a posto, dove trovare la famiglia e quindi evitare, quello che dicevamo prima, evitare di aggiungere confusione a confusione. Immaginiamo 10, 100, 1000, 10.000 persone che si muovono alla disperata ricerca dei familiari, che cosa comporta sul territorio, oltre a quello che già ha fatto il terremoto o l'evento in sé. La regione Campania è la regione a più alto rischio d'Europa, non ci facciamo mancare niente. Nelle nostre zone sì, sicuramente il rischio idrogeologico di cui purtroppo abbiamo già ampia subito. Esperienza e tragica anche, il rischio sismico altrettanto, negli ultimi tempi si parla anche del rischio vulcanico, certamente noi abbiamo dell'Agro Nocerino e Scafati che è in zona rossa, gli altri sono in zona gialla, abbiamo un altro tipo di problemi rispetto appunto a quelli della zona rossa, però ci sono delle cose che dobbiamo sapere perché se mai dovesse succedere un evento di un'eruzione del Vesuvio, insomma, dobbiamo sapere cosa fare, perché in quel momento non ce lo dirà nessuno, nessuno potrà venire ad aiutarci perché sarà un evento di dimensioni talmente grandi che certamente non potremo avere l'ufficio tecnico, la protezione civile, i volontari o l'esercito che vengono a casa nostra a dirci quello che dobbiamo fare, nel caso specifico spalare la cenere dai tetti, dalle terrazze per evitare che ci sia il crollo per il sovraccarico. È assolutamente importante informarsi ed informare. Sì, sì, questa è la cosa importante. Fatti i piani ormai fortunatamente tutti i comuni, anche con i finanziamenti che ci sono stati l'anno scorso, i finanziamenti dei fondi europei, finalmente abbiamo tutti i comuni hanno un piano, adesso questo piano dobbiamo portarlo il più possibile ai cittadini. Continuamente, non ci stancheremo mai di ripetere alcune cose, dobbiamo farlo perché la cosa fondamentale è questa.
portare a conoscenza di quello che è scritto in un piano di protezione civile dei cittadini. Andremo noi da loro, abbiamo scelto il target, abbiamo scelto le scuole medie, andremo in tutte le scuole medie di Nocera a dire le cose che abbiamo detto stasera, a presentare il piano, a parlare con i ragazzi, a parlarne. Più se ne parla, diciamo, e meglio è, in modo che prendiamo confidenza con questo tipo di cose da sapere necessarie, come diciamo sempre, per imparare a convivere con il rischio, a vivere con il rischio. Uno dei rischi più presenti nell'agro nocerino sarnese è quello dei corsi d'acqua con le esondazioni dei torrenti Solofrana, Cavaiola, Fiume Sarno, eccetera. E Manlio Torquato, il sindaco, su questo argomento è stato ben preciso, accusando anche il consorzio di bonifica, secondo appunto quanto ha detto il sindaco, non provvede completamente alla pulitura dei corsi d'acqua. E quindi c'è stato un vero e proprio attacco contro questo ente consortile. Sentiamo. Il consorzio sembra più ente di alti burocrati che struttura impegnata a intervenire con mezzi, uomini e rimedi. Sono parole di Manlio Torquato. Il sindaco di Nocera Inferiore sferra un attacco frontale alla struttura che si occupa della bonifica nel comprensorio del Sarno. Troppi gli interventi sollecitati ai quali non è mai seguita un'azione concreta. Nel caso si creassero le condizioni, l'amministrazione potrebbe ricorrere anche all'autorità giudiziaria dopo la diffida, perché il consorzio di Via Gabola dà l'impressione di essere solo un ente dedito al carteggio burocratico, ha detto Manlio Torquato, piuttosto che impegnato a intervenire sul territorio. Sul nostro territorio comunale non interviene. E interviene male, con ritardo. Nel frattempo i cittadini pagano regolarmente il tributo, il comune si muove regolarmente in sintonia, in sollecito. Questa è la ragione per la quale ci siamo decisi a diffidarlo formalmente e mi promemorerò di notiziare di questi continui ritardi in adempienza anche l'autorità giudiziaria, laddove si raffigurassero delle ipotesi di reato. Noi non possiamo misurarci su aste fluviali o canali o d'altro che sono oggetto di obblighi manutentivi da parte del consorzio o del genio civile in alcuni casi, e che vengono costantemente invece abbandonate, ritardate, con un'attività burocratica che fa specie al diciamo più alto burocrate dello Stato, anziché pensare ad intervenire con mezzi, uomini e rimedi. Per il sindaco non si tratta di una polemica, ma di un sollecito formale che andava e che deve essere ancor più ribadito. Noi stiamo sollecitando un ente che ha il dovere di intervenire, o un paio di enti come anche il genio civile, che hanno il dovere di intervenire, a farlo per bene, a farlo per tempo, a non costringerci a inseguire tavoli di concertazione come l'ultimo fatto in prefettura oltre un mese fa, e poi ad andare puntualmente deserti dal punto di vista degli interventi che bisogna fare. Abbiamo delle zone, per esempio, sul canale di Fosso Imperatore, su altre porzioni, che vedono continuamente il nostro invocare un aiuto, un intervento che puntualmente non arriva. Che questa storia deve finire, e allora, visto che l'unica cosa che si teme è l'autorità giudiziaria, noi provvederemo a notiziare quantomeno se vi sono profili di omissione perché l'autorità giudiziaria intervenga. E a rimarcare l'importanza della prevenzione in relazione alle calamità naturali è il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, che è intervenuto durante la trasmissione Porta a Porta di ieri sera, incentrata sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. I dati parlano chiaro, il 30% delle persone trova la morte durante un evento sismico perché non sa cosa fare, non sa come comportarsi. Sentiamo. L'Italia deve investire seriamente in una cultura diffusa della prevenzione sismica. Negli ultimi terremoti è emerso un dato agghiacciante: una forbice tra il 20 e il 50% delle vittime ha trovato la morte perché non sapeva come comportarsi durante la scossa tellurica che si è verificata. A rimarcarlo il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione della puntata di Porta a Porta, incentrata sulla tragedia dell'hotel Rigopiano spazzato via da una valanga.
Il problema non è soltanto avere dei fondi a disposizione, ma sono tutta una serie di altre azioni sistemiche da mettere insieme. La prevenzione si fa a cominciare dalle scuole. Le posso citare un dato anche banale, se vuole, ma molto importante. Secondo una serie di stime, nel nostro paese si hanno ancora tra il 20 e il 50% delle vittime durante i terremoti per comportamenti errati dei cittadini. Allora io mi chiedo, durante l'evento, allora io mi chiedo perché in altri paesi, in Giappone per esempio, questo si può insegnare... Un nome a caso. E non si può fare anche da noi. Il ministro Galletti aveva annunciato per esempio di fare l'educazione ambientale nelle scuole. Io ricordo quando ero bambino che facevo l'educazione civica a scuola. Ecco, anche io questo... partecipavo alla festa degli alberi per piantare gli alberi. Appunto, benissimo, ma per dire che ci sono tutta una serie di azioni che si possono fare per arrivare a una vera prevenzione. E un'altra emergenza, almeno si immagina tra i cittadini, può essere quella della meningite, tutte queste notizie che circolano nel nostro paese su una possibile emergenza. A rassicurare tutti intervengono i medici, tra cui il dottor Giulio Tarro, che è stato ospite dei nostri studi, che ha detto non c'è nessuna emergenza. Il nuovo caso sospetto di meningite all'ospedale Cotugno di Napoli appunto è solo uno dei pochi casi che si verificano in Italia, ad eccezione della Toscana, dove purtroppo i casi sono molto di più. Sentiamo Giulio Tarro. Nuovo caso di meningite nel napoletano. Una donna di Massa Lubrense è stata ricoverata al nosocomio di Sorrento Santa Maria della Misericordia. Accusava febbre e nausea e per questo è stata subito trasferita presso l'ospedale Cotugno, centro specializzato per le malattie infettive. Secondo i medici si tratterebbe di una forma non contagiosa di meningite, per cui non esiste rischio contagio. Ma nonostante ciò, come misura preventiva, è stata disposta la chiusura della scuola in cui esercita la donna. E a Napoli e in provincia è ormai psicosi. Solo in città nell'ultimo mese si sono prenotati per un vaccino circa 15.000 cittadini, ovvero in un mese le richieste hanno superato il totale dei vaccini eseguiti per l'intero 2016. Sono in aumento soprattutto le richieste degli adulti. Il virologo Giulio Tarro è intervenuto nei nostri studi per raffreddare gli animi su quella che è da molti definita come emergenza. Ci sono dei casi in aumento nella regione toscana, che praticamente già però dall'anno, ormai da un anno sono già, diciamo, per così dire, sotto controllo, perché già questa distribuzione del vaccino è cominciata proprio dalla Toscana. E quindi se noi abbiamo dei tassi, per così dire, epidemici, che per suggerire la vaccinazione ci dovrebbero essere 10 casi su 100.000 abitanti e noi siamo fermi a 0,3, anzi a 0,26, e quindi una differenza enorme per quel che riguarda il suggerimento vaccinale. Ovviamente ci sono poi dei dettagli che mi fa piacere di utilizzare, per così dire, Telenuova, per dirla ancora una volta, che noi abbiamo, diciamo, un aspetto un po' diverso come, per così dire, aspetto burocratico di somministrazione di un vaccino per uno dei tipi del meningococco, che è quello là, diciamo, che viene reso responsabile in questi giorni di, questa, diciamo, di questo supposto aumento, sì, di tasso epidemico, che praticamente in Italia c'è il vaccino per il meningococco tipo B. In America lo stesso vaccino non viene suggerito se non da 10 anni in su. Ecco, allora c'è già una prima differenza. C'è sicuramente il vaccino per il meningococco tipo C, che è quello forse maggiormente, per così dire, diffuso, che sicuramente, diciamo, viene fatto dopo un anno di età, però deve essere, diciamo, come dire, sottoposto a dei richiami, perché dopo 4-5 anni gli anticorpi se ne scendono, ecco perché c'è una dose non solo scolare, ma c'è anche una dose poi a livello, per così dire, dell'adolescenza, quando aumentano i casi, e anche oltre, diciamo, una certa età in cui, diciamo, c'è una riduzione della sorveglianza immunologica con l'età e quindi potrebbe essere suggerito di somministrare questo vaccino. 727 posti letto stabiliti nell'area nord di Salerno su 1811 contemplati dall'atto aziendale sanitario. Grande importanza per gli ospedali di Nocera, Pagani, Sarno e Scafati. L'Umberto I si conferma il più importante dell'intera azienda con 366 posti. A pieno regime saranno definite 22 unità operative complesse, 11 semplici e 5 dipartimentali.
oneri e onori, insomma, per il presidio di Viale San Francesco a Nocera Inferiore. Nel prossimo servizio le novità previste dall'atto aziendale dell'ASL Salerno. Oneri e onori per l'Umberto I. L'ospedale di Nocera Inferiore si conferma il più grande per posti letto e branche specialistiche dell'intera azienda sanitaria salernitana. Ad acclararlo è stato l'atto aziendale dell'ASL Salerno approvato dal commissario ad acta per la sanità in Campania. Responsabilità importanti non solo dal punto di vista specialistico e sanitario, ma anche di coordinamento amministrativo. Sono 366 posti letto individuati in Viale San Francesco che, sommati a quelli delle strutture accorpate, gli Pagani 82 e Scafati 118, arrivano a 566. Un ruolo importante con 161 posti letto lo giocherà pure Sarno. A nord di Salerno si concentrano dunque 727 posti sui 1811 stabiliti per tutta l'ASL. All'Umberto I, che godrà di un potenziamento globale, a pieno regime saranno definite 22 unità operative complesse, tra cui malattie infettive tropicali con due posti letto pediatrici e chirurgia vascolare, 11 unità operative semplici, tra cui chirurgia dell'anca, e 5 unità operative semplici dipartimentali. Il presidio ospedaliero di Nocera Inferiore è hub nella rete dell'ICTUS. Alla struttura faranno riferimento pure i territori dell'ASL Napoli 3, dove non esistono al momento centri chirurgici con competenze specifiche. Umberto I sarà anche hub di primo livello nella rete cardiologica, oltre che centro nella rete traumatologica, SPOC di secondo livello per le emergenze pediatriche, SPOC nella rete delle emergenze digestive. A Pagani ci saranno 6 unità complesse, 7 semplici e 2 dipartimentali. Configurato quale presidio ospedaliero senza pronto soccorso, l'Andrea Tortora rappresenta il polo oncologico dell'ASL, a cui tutti gli altri presidi faranno riferimento. Si caratterizza infatti per la presenza delle unità operative di ematologia, oncologia, chirurgia generale a indirizzo oncologico, dermatologia a indirizzo oncologico e connessa attività di fotodermatologia e rianimazione. L'attività di oncoematologia pediatrica continuerà ad essere erogata a Nocera sino all'attivazione dell'attività al Tortora, dove è programmata la radioterapia, i cui lavori di implementazione sembrano però ancora molto lontani. A Scafati, 3 unità complesse, 7 semplici e 5 dipartimentali, ci sarà la configurazione di presidio ospedaliero con pronto soccorso a indirizzo pneumologico, corredato dei servizi diagnostici finalizzati all'attività di broncopneumologia. A Sarno, 9 unità complesse, tra cui l'ortopedia da 24 posti letto, una semplice e 4 dipartimentali, sarà SPOC nella rete cardiologica, punto della rete trauma e SPOC rete emergenze pediatriche. Dal punto di vista amministrativo, alla direzione dell'Umberto I faranno capo, con idonea organizzazione, le attività amministrative degli ospedali di Pagani e Scafati e del distretto 60. La farmacia dell'Umberto I risulta struttura complessa a cui fanno capo le semplici di Pagani e Scafati. La farmacia di Sarno ospedaliera invece è autonoma, ma resta comunque struttura semplice. Per gli hospice anche a Pagani è in programma l'attivazione di una simile struttura, ma anche in questo caso i tempi sembrano essere lunghi. E a Pagani, dall'ospedale di Pagani, arriva la notizia che viene applicata l'elettrochemioterapia, che è un trattamento che migliora l'aspettativa di vita di quanti sono affetti dal tumore all'ilio epatico. Questo studio è stato pubblicato su un importante giornale americano di gastroenterologia. Il nostro studio, partito più di 2 anni fa con questa nuova tecnica per la cura dei tumori, ha spiegato Luciano Tarantino, responsabile dell'unità di epatologia del polo oncologico di Pagani. Siamo i primi al mondo a pubblicare il trattamento con elettrochemioterapia di pazienti con tumori all'ilio epatico con infiltrazione della vena porta, la principale vena del fegato. Si tratta di pazienti che hanno un'aspettativa di vita media di 4-6 mesi. A Pagani la sopravvivenza va oltre i 2 anni.
E continuiamo a parlare di sanità rivolta soprattutto alle donne. Ieri sera a Nocera Inferiore c'è stato un incontro a cui hanno preso parte i rappresentanti sindacalisti della CGIL, in cui si è parlato appunto di sanità per la donna. Vediamo. È molto naturale in un paese dove... Un incontro quanto mai proficuo ed interessante che si è svolto a Nocera nel laboratorio politico sito in via Castaldo. Il tema, che è stato trattato dai relatori Ornella Zito, Maria Rosaria Mazzotta, Rossella D'Alessio e dal segretario generale provinciale della CGIL, Arturo Sessa, la salute, ma in particolar modo per le donne e i soggetti più deboli della società, bambini, anziani e disabili, al di là dei tagli e delle continue precisazioni da parte dei responsabili della sanità e del governo. La serata, hanno detto gli intervistati, ha un sapore particolare, e cioè quello della partecipazione, così come accadeva in un recente passato, quando all'interno delle sezioni dei partiti e del sindacato si discuteva, si partecipava, si proponeva. Una serata quindi dal sapore antico, ma con proposte moderne e contemporanee, tese tutte a migliorare la situazione sanitaria nel nostro Paese, evitando però tagli ed abusi che hanno danneggiato il comparto sanitario e hanno maltrattato le fasce sociali più deboli. Sistema salute che giorno per giorno non offre più prestazioni né di carattere generale e né tantomeno di carattere particolare per soggetti come anziani, handicappati e donne che hanno bisogno di percorsi privilegiati. Salute per tutti, perché ci troviamo anche in una regione particolarmente colpita di malattie diciamo impronunciabili, e questo vale per gli uomini e vale per le donne, maggior ragione per le donne, perché rimangono comunque il soggetto più debole, più fragile, perché ne hanno bisogno. Questo laboratorio politico, culturale e sociale, dove sì, realmente si respira democrazia, speriamo che sia la volta buona, che riusciamo a seminare bene. Qualche cosa. Io penso che la donna come figura sia di per sé la guardiana di quella che è la terra, quindi è giusto che debba essere tutelata in tutti i suoi aspetti, e che la sanità debba rifarsi a questo, debba costruirsi sul modello della donna stessa. Senza tagli. Senza tagli, soprattutto senza tagli. La cronaca: aveva ingerito 40 ovuli contenenti cocaina. I finanzieri hanno arrestato un corriere proveniente dall'Albania. L'uomo, 28 anni, pregiudicato, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta. Era sceso da un treno partito da Lecce. Ai finanzieri aveva detto di essersi recato a Bari per trascorrere qualche giorno di vacanza e di voler rientrare il prima possibile a Napoli. Una versione che non ha convinto. Ispezionato il bagaglio, sono stati trovati scontrini fiscali in lingua albanese e un biglietto aereo. Insospettiti hanno i finanzieri hanno proceduto con una radiografia del torace, dalla quale è emerso che l'uomo aveva nello stomaco una quarantina di ovuli con all'interno eroina. Formazione, integrazione e alternanza scuola-lavoro al centro dell'incontro, che ha visto protagonisti professionisti della residenza LARS a Sarno e gli studenti dell'Istituto Cuomo Milone, sempre di Sarno. Ma vediamo nel servizio com'è andata questa esperienza. Presso l'Istituto Cuomo Milone di Sarno il primo incontro formativo inerente al programma regionale Scuola Viva, denominato Facciamolo in modo speciale l'alternanza scuola-lavoro. Tra i punti all'ordine del giorno, formazione ed integrazione. Sono infatti intervenuti alcuni operatori della residenza LARS di Sarno, che hanno fornito ai presenti alcuni aspetti necessari in seno al ruolo delle diverse figure professionali presenti nella struttura. Infine, show cooking messo in atto dagli ospiti della residenza LARS. Programma Scuola Viva della Regione Campania cerca di integrare il più possibile le scuole all'interno del territorio,
valorizzando quello che è anche non solo il patrimonio scolastico, ma anche quello che è il patrimonio artistico, culturale, territorio di appartenenza delle scuole, aprendo le scuole ad associazioni, a giovani. Il nostro percorso in particolare riguarda invece laboratori e percorsi di orientamento professionale, quindi ci sono 6 moduli, 3 che si svolgeranno per l'indirizzo Ipsia e 3 invece per l'indirizzo per i servizi sociosanitari del Milone. Questo progetto innanzitutto è rivolto a soggetti, a studenti che sono interessati a lavorare nell'ambito sociale e sanitario, quindi a contatto con soggetti diversamente abili. Infatti l'obiettivo proprio principale è quello di sensibilizzare i ragazzi sulla diversabilità. Diciamo che questo progetto principalmente si articola in 2 fasi, o meglio 3. Diciamo la fase di accoglienza dei ragazzi, di presentazione del progetto, di ingresso all'interno della struttura che è la residenza LARS, la residenza socioassistenziale, una fase di formazione nella quale diciamo, i ragazzi conosceranno le varie figure professionali implicate all'interno della struttura e una fase più ampia che è pratica, che è quella di, diciamo, di tipo più pratico e esperienziale all'interno della struttura, quindi i ragazzi saranno impegnati a fare diversi laboratori. Per quanto riguarda questo modulo, facciamolo in modo diverso, l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo qui la presenza di vari esperti come terapisti occupazionali, psicologi, figure esperte che si occupano soprattutto dell'integrazione di ragazzi diversamente abili e ci saranno quindi, saranno svolte presso la nostra scuola vari laboratori, tra cui laboratori di shokuki, di ceramica, teatro e i nostri alunni hanno accolto molto bene questa iniziativa. Siamo ancora nel mondo della scuola, ci spostiamo a Scafati dove c'è stato un incontro con gli studenti del Pacinotti per parlare di violenza sulle donne e femminicidio. Abbiamo un servizio. Un incontro con i ragazzi, le terze classi, le quarte classi dell'Istituto Pacinotti, Istituto Tecnico Industriale di Scafati. Un incontro quanto mai interessante organizzato dalla scuola, dalla dirigente e dal Rotary Scafati. Un incontro durante il quale si parla di femminicidio, si parla di violenza alle donne, si parla anche di bullismo. Un incontro che ha suscitato molto interesse da parte dei ragazzi, i quali non hanno mancato di esprimere tante belle proposte e fare domande ai relatori. Si parla di femminicidio, si parla di violenza, bisogna parlarne, perché per eliminare o per tentare di educare alla non violenza bisogna che l'argomento sia sviscerato. Violenza domestica, di violenza di genere, e abbiamo ribadito che la violenza intrafamiliare rappresenta davvero un crimine contro l'umanità, oltre che anche contro l'adolescenza, quando ovviamente si tratta di violenza assistita. È importantissimo che i ragazzi vengano resi partecipi di questi fenomeni, perché loro devono essere i primi artefici di quella rivoluzione culturale soltanto attraverso la quale si potrà debellare questo male tremendo. Ormai anche gli esponenti della procura lo vanno ripetendo, che intensificare le pene, l'inasprimento delle pene non serve proprio a nulla. Perché? Perché questi non sono delinquenti abituali, questi sono veramente bestie assetate di sangue, ma il loro disagio è soprattutto un disagio intimo, interiore. Diversamente, quale delinquente si toglierebbe la vita dopo aver concretizzato il proprio crimine? Quindi è sulla prevenzione che bisogna assolutamente insistere. Dobbiamo batterci affinché queste persone, che sono soprattutto persone malate, affette da gravi, gravissimi disturbi comportamentali, vengano aiutate a poter risolvere questi loro problemi
intimi. Noi un po' come genitori, anche come educatori, insomma, vorremmo sempre preservare un po' questi ragazzi, no? Da queste scene così forti, però poi ci accorgiamo, ragionando, che forse sì, l'impatto è forte, però sul piano pedagogico ha un ruolo, è importante, anche diciamo effettivamente non preservarli da queste brutture che esistono, quindi, ma come diceva Alba, dargli questo anche impatto forte in modo che poi loro, anche guardando negli occhi delle proprie compagne, si accorgano effettivamente che ci può essere, diciamo, qualcosa che non va, quindi si arriva, non so se si arriva, diciamo, in un percorso partendo da questa bruttura, arrivando poi mano a mano, diciamo, alle cose che ci circondano. Una platea prettamente maschile, poi. Ma il mio è un istituto che ha soprattutto alunni, però è opportuno perché sappiamo che sono loro che di solito fanno violenza alle donne. Quindi io credo che l'educazione, tutto cominci da una buona educazione emotivo-affettiva, perché come ho già detto prima in sala, laddove non c'è un'educazione emotivo-affettiva data dalle famiglie nel modo giusto, la scuola deve sopperire, perché in questo caso ci potrebbero essere dei veri e propri guasti che possono diventare vere e proprie patologie fino a portare quindi alla violenza. E quindi ho accettato di buon grado questo progetto che mi è stato proposto dal Rotary Club di Scafati Angri Real Valle, in maniera tale da far riflettere i ragazzi su queste tematiche di così grande attualità. È importante che arrivi soprattutto ai maschietti, ai ragazzi, li sensibilizzi sulle loro responsabilità, sulle nostre responsabilità di uomini. Dicevo un attimo fa, bisogna cambiare la mentalità, si inaspriscono le pene, il legislatore cerca di intervenire, l'ha fatto con lo stalking, quindi atti persecutori, inasprendo, anche la magistratura tende un attimino ad inasprire nell'applicazione la pena da irrogare nel caso specifico di femminicidio o d'omicidio intrafamiliare, però se non cambiamo le coscienze, se non cambiamo il nostro ruolo all'interno della famiglia come uomini, comprensione dell'altro e non vedere la donna come un essere umano, mi permetto di dire, di serie B, allora noi il problema non lo risolveremo mai. Ora alcuni minuti di pubblicità, poi parliamo di calcio con la nostra pagina sportiva. A dopo.